Innanzitutto devo ringraziare l'IRSIFAR, l'ANED, per questo invito, la Casa della Memoria per avermi ospitato alla presentazione di questo libro e naturalmente Lucia Alza D'Agostino, vi cito per nome visto che ci conosciamo da diverso tempo, e veramente grazie, avete sollevato tante cose anche per me nuove. Un libro, come è stato detto, è stato presentato a Bolzano, su Tirolo in 3 o 4 città, poi a Verona, e poi ci saranno altre presentazioni nel corso dei prossimi giorni. Però ecco, grazie, perché rispetto per esempio alle osservazioni che mi hanno fatto in Sud Tirolo, per dire, ma anche a Verona, che lì c'era Bartolomeo Costantini, che è stato il procuratore che ha avviato poi il processo a Mises-Sarfer, e non solo, è stato colui che, grazie al quale si è sancito definitivamente che alcuni reati sono imprescrittibili, no? Diciamo, per quanto ci riguarda anche rispetto ai temi della madre della vergogna e via dicendo. Comunque, grazie veramente, perché avete sollevato tante cose che non so se riuscirò a rispondere a tutto, mi auguro di sì, e lo voglio fare a proposito del libro, perché è già stato accennato, il libro è un libro che prende le mosse da quello che poi è caro a tanti noi ricercatori, qui c'è Paola Carucci, lo sa benissimo, le fonti d'archivio. È chiaro che fino ad adesso avevamo tantissimi lavori o singoli, tanti diversi lavori sulle vittime, giustamente, sulle vittime, anche alcune testimonianze non molto diffuse, però sicuramente significative. Si parlava di Laura Conti fin dall'inizio della guerra, altri che hanno giustamente testimoniato e cercato di diffondere quello che si sapeva all'epoca, quindi subito dopo l'operazione, e quello che avevano visto i testimoni, che anche qui è importante che alcuni documenti non ti dicono. Oggi siamo arrivati al punto in cui la documentazione sul campo di Bolzano, non dico che è tutta stata scoperta, c'è sempre da scavare negli archivi, come sappiamo benissimo, però grazie al lavoro fatto nelle recenti ricerche anche dall'archivio storico, per esempio, di Bolzano, grazie ai lavori che si dicevano di Dario Menegoni sulla lista dei nomi delle vittime, io ho cercato di guardare lo sguardo, se volete, nazista del campo, cioè i criminali, appunto, occupandomi degli aguzzini, e questo penso abbia un po' completato quasi, no, quello che si diceva, che diceva anche Agostino, un po' un cerchio all'interno poi di una visione, spero di esserci riuscito, più ampio di come collocare il campo di Bolzano all'interno di quelle vicende più grandi in un contesto nazionale ed europeo in questo caso. Ora, a proposito di fonti, come sapete io mi sono sempre occupato di campi fascisti, di spostamenti di popolazione, coatte in particolare, non solo, anche di profughi e via dicendo, e mi imbatto mentre sto cercando in verità un libro che spero di concludere al più presto, che è una genealogia dei campi profughi nel nostro paese, dall'Unità d'Italia in poi, questa è l'ambizione, quasi una topografia nell'aspetto delle profuganze, e mi batto all'archivio militare con un fascicolo Bolzano Lies, e su questo fascicolo c'è questa foto, quando diciamo, ecco, le immagini poi ti aiutano a capire alcune cose che sono per me in parte già chiare, per alcuni aspetti sapevo varie cose di Bolzano, ma come diceva Aldo poi mancavano dei pezzi, appunto, perché ognuno giustamente, anche per mancanza di fonti di un certo tipo, aveva raccontato una parte almeno del campo. E questa foto si vede un po' male per la luce, ma il secondo seduto su questa moto è Albino Cologna, detto appunto la Cologna, di cui già avete sentito parlare. Questa foto viene rintracciata dagli alleati o probabilmente dai servizi militari italiani in questo caso, perché una volta liberato il campo, autosciolto il campo, non dirò tutto per mancanza, diciamo, di tempo, comunque il campo, poi lo vedremo, chiude grosso modo tra la fine di aprile e i primi di maggio del 1945, e subito dopo arrivano gli alleati, anche alcuni, diciamo, militari italiani, che cercano delle notizie rispetto a che fine hanno fatto alcuni dei detenuti, alcuni dei prigionieri e via dicendo, in particolare gli alleati. E
tutti i primi testimoni gli indicano Albino Colonia, anche perché non è tanto lontano, lui è di, diciamo, originario austriaco, però poi si sposta con la famiglia fin dagli anni 20 a Bressanone, quindi un sud tirolese, presta servizio anche all'esercito italiano, ha una storia incredibile perché poi da muratore viene assoldato appunto dai tedeschi finché non diventa capo, diciamo, il capo del gruppo che deve costruire il campo. E questa foto viene rintracciata appunto sicuramente a casa sua, presumo perché sta in questo fascicolo all'archivio dell'ufficio storico dell'esercito. E perché è importante? Perché lui, quando viene interrogato, dà una versione molto edulcorata, come si diceva. Dice, ma no, io in fin dei conti, questi mi accusano, in verità, quando è, non è che io sono stato così crudele, molte cose le ho dovute fare, perché altrimenti, cioè, avrebbero messo me in mezzo, come al solito, dato seguito degli ordini e via dicendo. E l'altro aspetto che ci dice Colonia, dice almeno chi lo interroga, una volta incalzato, dice, no, io non mai indossato la divisa dell'SS, non è vero che fossi il collaboratore del colui che poi anche che il capo della disciplina del campo, il vicecomandante, che poi vedremo, e quindi scarica su altri delle responsabilità che arriva. In particolare dice, no, quando ho ecceduto nel bastonare o nel fare delle azioni è perché ero ubriaco dal fatto che ho avuto una forte delusione d'amore da mia moglie e spesso mi abbinazzavo. Chiaro che queste scuse che vedete non è che inteneriscono più di tanto coloro che lo stanno interrogando, in particolare non inteneriscono loro perché trovano questa foto e dietro c'è scritto 8 agosto 1944. Quindi è per oggi l'unica foto che abbiamo del campo ancora in funzione, che tutte le altre foto, cioè, speriamo che ne escano delle altre, fino ad oggi sono state, meno che ne sappia io, ma penso anche Aldo, eccetera, sul campo, sono campi dopo la liberazione, che poi in parte vedremo. Quindi questa foto lo inchioda e lui, come vedete, questa bella foto, anche questa penso presa all'interno della sua abitazione, e fa vedere cosa, questo è uno dei verbali che dell'interrogatorio, ed è fondamentale, perché come vi dicevo, Albino Colonia, per ricostruire dei pezzi che ci mancavano, per esempio, se aveva notizia che il campo non fosse stato aperto tra il luglio e l'agosto del 44, quando si scioglie il campo nazionale di Fossoli e il comando e gli internati furono trasferiti, o come lo chiamano loro, no, il trasloco a Bolzano, si aveva già qualche notizia, ma grazie appunto a questa nuova documentazione abbiamo per esempio la data ufficiale dell'apertura del campo, che è il 15 maggio del 1944. Abbiamo anche il perché viene attivato il campo di Bolzano. Viene attivato perché le carceri iniziano ad essere non più sufficienti per contenere le persone catturate, antinazisti, si stava anche lì nascendo un po' una resistenza più civile che armata per ovvi motivi, comunque il malcontento tra la popolazione e via dicendo, e quindi era importante costruire una struttura dove collocare alcune di queste, diciamo, persone, categorie arrestate e messe nelle carceri. E arriva, non a caso, lui ci dice anche, ecco, che arriva George Mott, questo SS tenente che già comandava il campo di Rathenau, vicino Innsbruck, di cui ci ha parlato anche Aldo, ci sono passati gran parte poi degli ebrei deportati anche nella struttura, non solo loro, ma soprattutto, ecco, in questo caso loro, in questo periodo che va dall'8 settembre fino alla fine del 43, e quando si inizia a decidere nel gennaio che bisogna attivare appunto questo campo, arriva questo tenente dell'SS e individua questi che sono dei magazzini militari che si trovano qui nel quartiere di Gries, che è il quartiere oggi all'interno, all'epoca periferico, dove c'era anche la zona industriale più o meno lì vicino, quindi strategico anche per questo motivo. E quindi questi capannoni sono facilmente riadattabili, no? Come campo di concentramento, e questo per chi un po' così si occupa di strutture capisce bene che quando si può si utilizza quello che c'è anche per velocizzare. Quindi vengono assoldati, tra cui anche Colonia, come muratore inizialmente, poi man mano fa carriera, è lui che sovraintende appunto il gruppo di prigionieri, questo è anche l'altro aspetto che poi troviamo già dal primo campo di concentramento di Dachau,
pensiamo anche a Mauthausen, sono gli stessi prigionieri che si autocostruiscono il campo, che fa paio in quella logica di sfruttare materiale umano. Inizialmente dice se eravamo una settantina, poi sono arrivati, dice nel luglio i prigionieri diventano 350, eccetera, eccetera, con lo spostamento di fossili, e viene aperto appunto non come campo di polizia di Tarnsito, come Dulac, ma viene aperto inizialmente come campo di rieducazione politica, cioè le persone catturate nelle carceri o fuori devono essere educate politicamente e quindi potranno potenzialmente essere anche liberati. Tant'è vero che vanno a finire nel campo anche alcuni fascisti in questo periodo, che va appunto dal aprile, quando inizia ad essere costruito, al maggio, quando è attivo, fino a suo modo a luglio del 44. Per esempio, vanno a finire alcuni fascisti anche romani della banda Pollastrini, tra cui il figlio di Guglielmo, il famoso piccatore, Benito, perché combina alcune azioni che danno fastidio, diciamo, dal punto di vista delle razzie, no? Che rubavano i tedeschi, non creano questi problemi, anche altri fascisti che compiono delle marachelle amministrative nella gestione anche del mercimonio, del mercato nero, e sottraggono potenzialmente al business, chiamiamolo così, dei tedeschi sul territorio, e questo crea molte volte delle situazioni di tensione, e quindi li mandano anche in questo caso, come vi dicevo, da Roma fino a Bolzano. Campo di rieducazione, come si evince anche qui, cominciarono le sentinelle con la frusta, quindi un campo anche abbastanza rigido. In particolare già c'è la storia che viene raccontata dell'avvocato Loeve di Bolzano, che è un ebreo che sarà più volte torturato. Bolzano tra l'altro ha dedicato una via a lui, e quindi questa testimonianza di Albino Colonia è fondamentale, perché Albino Colonia resterà al campo di Bolzano dalla sua costruzione fino allo scioglimento, quindi è una delle figure chiave per ricostruire l'intera storia del funzionamento dell'area. L'altra figura chiave, come è stato detto, è una donna che qui vediamo, Paola Plattner di Chiusa, pure lei una sudtirolese. Ed è fondamentale, perché quando si pensa a delle figure all'interno dei campi, pensiamo al comandante, alle guardie, agli internati, ai capo e via dicendo. Ma la parte amministrativa è fondamentale. E questa è la segretaria del campo, cioè quella che si occupa di mantenere in ordine gli inventari, di dare il numero di matricola, di fare appunto gli schedari e via dicendo. Sa tutto del campo, perché è il braccio destro del comandante o del vicecomandante che ha, che anzi sarà di più. Il braccio destro del vicecomandante, perché sarà sua amante, tra l'altro. Comunque, al di là di questo, Paola Plattner sarà assunta, e questo perché, come dicevo, come è accaduto per Colonia, sarà anche la sua casa perquisita, e gli sottraggono varie cose, tra le quali anche il contratto di assunzione al campo di concentramento, cui c'è scritto: assoldata il 10 maggio 1944, quando prendeva, e tutto quello che si fa in un contratto regolare. Chi è Paola Plattner? Non solo è una sudtirolese, ma lei aveva già prestato servizio all'amministrazione tedesca per le opzioni dal 39 fino al 50. Quindi i tedeschi nazisti si fidano di lei, e quindi ha un ruolo chiave, se ci pensate. E anche Paola Plattner, quindi, da prima dell'apertura ufficiale, 10 maggio, fino all'aprile, inizio di aprile, non si capisce bene quando, però qua si rende conto che ormai la situazione sta crollando, da lì a poco ci sarebbe stato il 25 aprile e via dicendo, riesce a farsi licenziare, tra virgolette, e quindi no, dice meglio, vista la situazione, va via prima, e quindi però anche lei, come vedete, è dentro l'intero percorso, e quando viene anch'essa presa e interrogata, anche qui darà, oppure questi interrogatori, queste deposizioni vanno prese con le molle, perché è chiaro, molti cercano, come vi dicevo, di addossare ad altri delle colpe, di edulcorare la loro posizione, ed è chiaro, è umano anche quella, quindi sono delle fonti che, come vi dicevo, importantissime, e lì dove ci sono dei riscontri, ecco, anche qui il lavoro dello storico, ma questo non lo devo dire a voi, che sono molti di voi che sono qui presenti, ma cercare di incrociarli con testimonianze, con la documentazione, quella poca documentazione burocratica che è stata recuperata dal campo di Bolzano, perché come in tutti gli altri campi nazisti sono stati sempre i negazionisti di loro stessi, sono stati i primi negazionisti, perché hanno bruciato, tentato di nascondere tutto quello che avevano fatto, che anche a Bolzano bruciano tutto,
si salva una lista di nomi che poi sarà recuperata fortunosamente nel fine degli anni 70, pubblicato in uno dei primi libri che cerca di inquadrare la storia di Bolzano con delle fonti, quello di Alpaca appunto, sul lago di Bolzano, e poco altro, poco altro. Quindi ecco perché la storia è stata soprattutto ricostruita, cioè era quella di testimonianze che dice. E oltre a Paola Patten, naturalmente qui vediamo in questa bellissima foto, diciamo tra virgolette, che uno dei cani utilizzati, come magari vedete poco, questo è un cane lupo del canile del campo, per farvi rendere conto di qual era anche il livello, anche il sistema di controllo all'interno di quella struttura. Vi dicevo, già è stato detto comunque, il campo di Bolzano, questo è quello di Fossoli di Carpi, che tutti magari conoscono di più perché Primo Levi, perché si conosce molto, il campo nazionale della portazione, inizialmente razziale, ma poi per politici, per lavoratori coatti, per resistenti, per prigionieri, via dicendo. Quando appunto nel luglio, nell'estate del 44, la linea gotica si avvicina, cioè si avvicinano gli alleati alla linea gotica, come sapete questo diventa insicuro, e Tito, che è il comandante di questo campo, ed è interessante la sua vicenda, ecco, io ricostruisco le biografie di molti di questi personaggi, e lui per esempio non è un militare di carriera, è l'autista di William Hafter, che è il capo della polizia e del servizio di sicurezza in Italia, che si è insediato a Verona. Lui ha seguito Hafter, come è stato detto, come autista prima in Polonia, dove gli viene affidato la liquidazione di un campo, diciamo, secondario ma importante per la deportazione degli ebrei dall'Olanda, più o meno circa 100.000 ebrei olandesi deportati, e una fetta attraverso questo campo che lui gestisce. Quindi quando arriva a Verona, Hafter lo premia, come sapete in tutti i regimi autoritari, o se volete delle logiche di questo tipo autoritarie, chi è vicino al capo ha, diciamo, no, anche dalle briciole. E allora, bene, visto che tu hai avuto questo ruolo, ti mando a comandare il campo nazionale italiano, e nel marzo del 1944 arriva a Fossoli, prende il comando, e lui comanda il campo di Fossoli. Non sto più a ricordare il ruolo di Fossoli come campo nazionale, però lui insieme al gruppo di comando nell'estate del 44, insieme agli internati ancora presenti, traslocano, come dirà lui, perché anche lui sarà interrogato e catturato nel dopoguerra dagli alleati in questo caso. Questa è l'altra documentazione invece che ho trovato nel National Archives di Washington, e qui non è solo merito mio, ma devo molto, ecco, anche questo ci tenevo a dirlo, che questo lavoro, oltre ad essere stato sostenuto in parte della ricerca dall'ANED, alcune cose si possono fare anche grazie a questo, è stato anche un lavoro dove varie esperienze di ricerca si sono incrociate, e devo dire, capita raramente, tra ricercatori storici o, se volete, anche rappresentanti di varie istituzioni abbiamo collaborato. In particolare, ecco, mi ha segnalato questo fondo e mi ha messo a disposizione alcuni dei documenti che aveva trovato Roberta Caiori dell'Istituto di Como. Dice: io non mi occupo di queste cose, se tu stai scrivendo questo libro, e vi assicuro che è difficilissimo, perché il mondo della ricerca, gli storici, diciamo, in generale tutti molto permalosi, gelosi, cioè non si condivide quasi mai nulla, ognuno chiuso dentro, e poi ci si anche stupisce che non si riesce mai a uscire fuori dalle nostre piccole stanze. In questo caso devo dire non è accaduto, quindi devo molto a tutti, a Dario, a Giovanni Tomazzoni, troverete poi chi leggerà il libro, dei ringraziamenti, perché come vi dicevo io ho avuto la testardaggine di scrivere, di scavare alcune cose, ma senza il loro aiuto il libro non sarebbe stato così, diciamo, come è stato detto, abbastanza completo, non dico che è definitivo, ma abbastanza completo.